Des.tv, l'Abruzzo in diretta, sul web. Bene, siamo nella parte finale di questa trasmissione che abbiamo realizzato su Canossa Sannita. Allora io ringrazio il debutto del complesso di Lucio Cupido qui ad Abruzzo Made in Italy. Ripropongo ancora Lucio Cupido, che è figlio d'arte, a 17 anni ha cominciato già a suonare, il figlio d'arte Malandra. Poi abbiamo il cantante qui, Sergio Nardi. Da Chieti. Giusto? Da Chieti, va bene. Poi abbiamo lì al pianoforte Antonio Di Luca, eccolo lì. E mo ti devi alzare però, ti devi alzare, caro amico Antonio. Ozzy per gli amici australiani, va bene? E io passo la linea a Paola Mastrangelo per il coro, prego. Allora, concludiamo in bellezza con il gruppo italiano di musica popolare More Maiorum. Dirige sempre il maestro Nicola Torrieri e alla fisarmonica il maestro Vincenzo De Ritis. Eseguiranno due inni, uno che è l'inno abruzzese Vola Vola e uno l'inno italiano, l'inno di Mameli. Volevamo però ricordare che questo coro si esibisce di frequente all'estero e in particolare nell'ottobre del 2006 è stato in Belgio, vicino Liegi, in occasione della festa della cultura italiana, nel corso del quale, della quale sono stati presentati i prodotti tipici canosini che sono andati letteralmente a ruba. E vogliamo anche sottolineare come questo è uno dei tanti eventi culturali organizzati dall'Associazione Culturale Valori, Idee e Passione. Prima Ermanno ha dimenticato di citare un'iniziativa lodevole nel campo del sociale, di cui l'associazione si è resa artefice, che è stata la inaugurazione di un pozzo, la realizzazione di un pozzo in Etiopia. Non so se vuole venire qui il presidente a dire qualcosa di più, comunque scorreranno le immagini su questo pozzo appunto realizzato in Etiopia. Comunque finiamo quindi con questi due bellissimi inni, cominciamo con Vola Vola. Thank you.
Bene, e dopo l'inno abruzzese, l'inno d'Italia, concludiamo, e che il pubblico ora si può accomodare, concludiamo con una visitina in un tavolo un po' speciale, dove c'è una signora che realizza delle opere un po' particolari in argilla. Pasta di mais, pasta di mollica. Ma lei come mai ha scoperto questa passione? Ma non lo so, piano piano, con i pennelli, cioè ho bisogno sempre di creare qualsiasi cosa, anche stoffe, di qualsiasi materiale. Ho capito. Quindi non ha però un negozio, Mi piacerebbe, però per adesso no, è un hobby, diciamo. Benissimo. Allora, noi facciamo vedere queste belle cose, abbiamo voluto rendere omaggio anche all'artista, così, che riesce a creare, guardate un pochettino questa bottiglietta, così, con queste confezioni, così via, insomma, per cercare di offrire un qualcosa di nuovo. Abbiamo sempre degli artisti anche qui a Canosa. Grazie, allora, com'è il suo nome? Angela. Angela, benissimo, Angela, bene. Allora, con questa appendice, cara Paola, salutiamo il pubblico di Canosa Sannita, salutiamo i nostri telespettatori. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre al solito orario. Ormai i nostri amici che ci seguono da casa e su internet sanno perfettamente come trovarci, quando trovarci e come trovarci. Prego. We hope you have enjoyed our program. See you next Thursday. And now from Canosa Sannita e from Abruzzo, arrivederci and good night. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone.